Quanto disprezzati, disprezzati, perseguitati, però anche e soprattutto amati, accolti, aiutati. Hanno ascoltato le prediche, hanno ascoltato la preghiera, ma hanno capito il segno, molto bello e grande. E allora, vogliono levare la croce? Non vogliono parlare neanche della croce? E io la porto, e io la porto. Che devo portare? Gli idoli del mondo? Devo portare gli idoli del mondo, giovani? Devo portare gli idoli del mondo? Mi hanno deluso. Devo portare che cosa? Le Marche? Luke, Luke, il dio Luke? No, già mi ha ferito. Non mi ha dato niente con tutto che ho vissuto anch'io la mia gioventù. Che, le novità? Le novità? Quale? Quelle di essere tutti copioni? Tutti copioni? Tutti gli stessi capelli, stesse scarpe, stessa moda. Ma che serve? Quando poi siamo tristi, quando poi c'è un vuoto dentro di noi. E come lo dobbiamo riempire questo vuoto? Come? Come lo dobbiamo riempire? Brava, brava. Amico, fratello Gesù. Amico, fratello Gesù. E sapete che da quando io l'ho scoperto, anch'io l'ho fatto penare, eh? Anch'io ho combinato le mie, eh? Anch'io ho imboccato tante vie. Quante vie ci sono in un paese o in una città, eh? Quante vie? Quante vie? Tante? Ma portano tutte bene? Tutte la direzione giusta portano queste vie? Mi stavo perdendo anch'io tra i miei 20 anni, 22, 23, 24. Non sono tanto dietro nella storia, eh? Qualcuno pensa che sarà qualcuno del 1200, del 1400, dimenticato qualcuno di allora. Oh! Io sono classe 63, eh? Sono una generazione un po' prima, forse un e mezzo prima, eh? Ma non è che sia tanto indietro. Anch'io sono stato in piena società nel boom di questa società fino agli anni 90, fino agli anni 90, ma ho capito, anche se tardi, ma non è mai troppo tardi, che la via è una. Quella che porta alla salvezza. E difatti nel passo forte Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. E a trovarla. E come bello originale, visto? Stato sincero, dai, trovarla. E tu la cerchi? E tu la cerchi? Tu la cerchi? Tu la cerchi? Se cerchi, troverai. Se bussi, ti sarà aperto. Ecco, come no? E se tu veramente ti impegnerai, ecco che qualcuno verrà in aiuto, verrà in soccorso. E ve lo dico, prima ero fanze dei giocatori, cantanti, attori, facevo follie prima, facevo follie per loro. Ora se me lo chiedete, provocatemi di chi sono fanze, provocatemi, ah, di Gesù. Di Maria, San Francesco, Madre Teresa di Calcutta, tutti i santi, queste figure che sono e che hanno dedicato la loro vita per il bene della nostra società. Adesso ve lo dico, che faccio follie di loro. Ah, faccio follie di loro. Con tutto rispetto, lo so, ma i giovani come gli faccio a spiegare questo ai giovani? Ma anch'io lo sono stato, eh. E lo so, in questo momento non è che digerite bene questa pietanza. Però lo scoprirete voi, cercherete. E troverete veramente, sicuramente se bussate vi sarà aperto, però bussate nella porta giusta, eh? Bussate nella porta giusta, mi raccomando, ecco perché qualcuno pensa e dice vi faccio l'assicurazione a vita e sono a posto. Io vi direi che assicuratevi dall'alto, che è meglio, quella veramente è una sicurezza, quella è una salvezza preziosa, va bene, mi raccomando, e io sì. Credo e sicuramente vi dico con tutto il cuore che quando c'è un calo, quando una delusione può prendere il sopravvento, vuole prendere il sopravvento, ve lo dico, tu dici non c'è più niente da fare, ormai è finito tutto, mi butto, che ti butti? Che ti butti? Potete fare tante cose, che c'è tanto da fare, guarda che c'è tanto da fare, non mi dite che non c'è da fare, c'è tanta sofferenza. Tanto dolore, tanta emarginazione,
tanti che rimangono indietro in questa società.